Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un bellissimo saggio appena uscito per i tipi di Carocci, dal titolo All'ombra di Lancillotto, storia e imprese del primo cavaliere della Tavola Rotonda, di Arianna Punzi, che abbiamo il grande piacere di avere con noi, alla quale io lascio subito la parola perché Lancillotto, come mi attrae, come credo tutti gli amanti di letteratura medievale, no? Quindi non rubo tempo, eh? Voglio sentire cosa ci racconta del cavaliere per eccellenza. Prego, professoressa, a lei. Grazie, intanto grazie per l'invito e naturalmente grazie a tutti gli ascoltatori di Italia Medievale. Intanto appunto mostro la copertina del libro perché è una copertina suggestiva che appunto ci mostra nello sfondo così di queste nebbie medievali, di questo castello diroccato, appunto un cavaliere armato di lancia che si muove così in questa atmosfera così un po' nebbiosa, no? Che poi è in qualche modo quella che propria anche del nostro immaginario medievale. Allora, comincio con una parola sul titolo, che è un titolo che, come dire, ho scelto e ho voluto fortemente. Allora, perché ombra? Perché all'ombra di Lancillotto? Perché, è proprio all'ombra di questo personaggio, di questo grande protagonista, che si muove tutto un mondo di uomini, di donne, che con tutto il portato delle loro emozioni ruotano intorno alle vicende che appunto lo vedono al centro e che compaiono e scompaiono a seconda poi delle varie fasi del racconto. E allora proprio attraverso così questo libro, quello che io desideravo fare era proprio raccontare anche delle metamorfosi. Ecco, le metamorfosi di un personaggio che appunto forse è anche l'eroe per eccellenza del romanzo appunto medievale, antico francese. È un eroe che sin dall'infanzia, quindi diciamo subito che c'è una biografia che si costruisce, no, sul personaggio, e questa biografia lo coglie sin dalla sua primissima infanzia. Un'infanzia che lo vede immediatamente segnato da questi caratteri di eccezionalità, diciamo i caratteri del predestinato, di quello che poi sarà l'eroe salvatore, salvatore del suo popolo, salvatore della sua donna amata. E quindi c'è questo doppio elemento che si pone subito, forse sin dall'inizio, no? La sua grande, straordinaria eccezionalità e valore, valore anche nelle armi, lui sin da piccolo e già si mostra, no, come un po' straordinario nel combattere, ma anche la sua capacità di essere oggetto d'amore, oggetto ma anche soggetto d'amore. E allora sono proprio queste le armi e gli amori, no, che poi ci accompagneranno nella storia della tradizione letteraria, in senso poi più generale, che ne determinano i caratteri di fondo e forse anche un po' la fortuna. Dicevo però appunto le metamorfosi ed è un po' questo, no, che mi piaceva cogliere perché questo personaggio appare in opere che sono anche molto diverse fra di loro e forse direi anche il personaggio si trasforma a seconda del libro che lo racconta. E questo è molto importante se noi, come dire, teniamo conto di un qualche cosa che è forse scontato, ma non lo è mai abbastanza. Cioè, i libri medievali sono manoscritti e quindi sono sempre, come dire, l'opera di qualcuno che prende la penna, che sa scrivere, sa raccontare, sa riraccontare. Non sono qualcosa che, come dire, si ripete sempre uguale, no, nel tempo, e questo è un dato che va tenuto presente. Allora, se guardiamo al mondo appunto antico francese,
Il primo che lo pone al centro è questo grande, anche noto romanziere, siamo nella seconda metà del XII secolo, appunto Chrétien de Troyes, che scrivendo in versi ne ritaglia una, come dire, una porzione di storia, non dà per scontato, come dire, uno sfondo noto probabilmente ai suoi lettori, ai suoi ascoltatori, ma si concentra su un episodio particolare, che è un episodio, come dire, che ha una sua storia, è sostanzialmente quello che viene definito ai Ted, cioè secondo la tradizione celtica, il rapimento della moglie del capo. Ed ecco appunto che noi ci troviamo di fronte appunto a questo segmento che ci racconta il rapimento di Ginevra e tutto quello che fa Lancillotto per salvarla. E in questo racconto noi siamo di fronte a un Lancillotto descritto come estatico, adorante, che si stordisce continuamente di fronte anche a qualsiasi cosa appartenga alla sua amata regina, un pettine, dei capelli, un pezzo di stoffa, no? E la adora e la tocca come se fosse appunto l'amata in carne ed ossa. Ma anche, come dire, un grande cavaliere capace di affrontare avventure pericolose, mettendo a repentaglio non solo la sua vita, ma, e questo è anche un punto interessante, il suo stesso onore, l'accettare di salire sulla carretta dell'infamia, una carretta guidata da un nano, no? Poi i nani sono per questi romanzi quasi sempre persone molto negative, no? Allora questo nano che guida una carretta dove porta i delinquenti trascinati alla gogna, trascinati al ludibrio, no? Così del popolo, della gente, Lancillotto accetta di salire a patto di poter sapere dov'è la donna amata, come potrà appunto salvarla, ma ancora accetta di affrontare avventure che ricordano quelle delle visioni medievali che conducono nell'inferno, no? Quindi questi ponti fatti di lame, no? Che conducono in luoghi oscuri. Quindi tutto pur di raggiungere e di salvare l'amata. Ora però, se, come dire, e poi appunto riesce alla fine, naturalmente vincitore, e quindi ancora si presenta, no? Come appunto il più grande cavaliere, ma anche il più grande fra gli amanti. Però se questo, come dire, se Chrétien era interessato a circoscrivere attraverso un romanzo in versi, quindi anche in una modalità di scrittura più breve, questa parte della storia, no? In qualche modo a fare il fuoco su una parte, una piccola sezione, la prospettiva che si apre poi dal 200 in poi, con la grande operazione, straordinaria direi io, inaugurata dal romanzo in prosa, cambia e modifica radicalmente la prospettiva. Ed è un po' su questa parte che poi mi sono soffermata, anche perché è in fondo quella meno nota come dire, poi come dire, ai nostri lettori, ma anche ai miei studenti, no? La conoscono attraverso il cinema, attraverso una serie di mediazioni. Però che cosa realmente questi libri abbiano raccontato non è noto. Adesso approfitto per dirlo, stiamo traducendo, siamo adesso, come dire, al secondo volume, tutto il grande ciclo dell'Ancelot Graal per i millenni Einaudi. È una grande operazione che ha messo in campo, insomma, un gruppo di colleghi, insomma, tra i quali anch'io, proprio perché ci pare importante offrire appunto al lettore italiano, questo grande ciclo. Allora, questo grande ciclo da che cosa, che appunto noi conosciamo sotto il nome di Lancelot Graal, da che cosa è segnato?
Allora, intanto è segnato da una nuova grammatica della scrittura, una grammatica della scrittura che è quella della prosa, che quindi abbandona quello che è il potere evocativo del verso, no? Allusivo, per una scrittura che aspira a contenere, a raccontare la totalità della vicenda e delle vicende che ruotano intorno ad Artù, ai suoi cavalieri, al grande tema del Graal, ma soprattutto alla biografia di Lancillotto. E allora, in questa scrittura così attenta a ogni dettaglio, a ogni personaggio che di nuovo si trova a muoversi sulla scena proprio della scrittura, ecco, noi vediamo apparire proprio in maniera più precisa, più delineata, tutti gli aspetti, figure di grande importanza. Così, appunto, ne cito solo alcune, ma insomma, qui la storia sarebbe lunga, poi, appunto, magari leggerete il libro. Ecco, per esempio, questa madre adottiva di Lancillotto, no? La famosa Vivienne o Ninienne, no? La cosiddetta dama del lago, che è una sorta di fata, in realtà dotata anche di arti magiche, che è un personaggio di nuovo complesso. Da un lato è capace di strappare questo neonato bellissimo dalle braccia della vera madre e di portarlo con sé in questo spazio incantato che si trova sotto la superficie di un lago, no? Da qui il nome della Dama del Lago. Ma nello stesso tempo che poi si configura come una madre attenta, che cresce, sa allevare questo figlio, lo sa educare, ma che nello stesso tempo si sa anche distaccare da lui nel momento in cui si rende conto che lui ha 18 anni e quindi non può rimanere con lei, ma deve aprirsi alla vita, lasciarla andare verso appunto le avventure, no? Questa parola avventura è una parola chiave di tutti questi romanzi, e appunto andare verso la corte del re dei re, cioè Artù, ma anche poi appunto tante altre figure, Ginevra, la donna, la grande regina, la donna amata, ma che anche è così un personaggio che da un lato si muove fra così seduzioni di questo giovane, molto più giovane di lei, cavaliere, ma anche forme di gelosia terribile che appunto la vedono anche comportarsi in una maniera forse ai nostri occhi ingiusta, dato tutto quello che Lancillotto poi le riserva. Ma anche personaggi tutti da scoprire, cito almeno Galeotto. Galeotto è un personaggio meraviglioso, è un personaggio, un grande re, superiore addirittura ad Artù, che sta per conquistare il regno di Artù, ma che poi decide di abbandonare questa sua ansia di potere, questa sua ansia di predominare su tutti, per amicizia, direi anche per amore di questo giovane cavaliere, e chiede in cambio soltanto di averlo vicino, di poter condividere con lui prossimità, amicizia, affetto, e che morirà quando penserà che il suo amico è morto. E quindi un personaggio di grande interesse, insomma, molto molto interessante. E ancora cito solo questo, ma appunto la lista sarebbe lunghissima, Artù che noi appunto conosciamo e conoscono i romanzi come il re per eccellenza, ma che in realtà appunto nel farsi della storia ci appare come un re debole, incerto, preda di amori anche di tipo va, insomma, di varie donne, incapace in molti casi anche di difendere il suo regno, di difendere i suoi vassalli, quindi una figura complessa, piena di zone d'ombra, appunto, per riprendere la parola dalla quale siamo partiti. Ma appunto questo intreccio di persone, di figure che ruotano intorno a Lancillotto, appunto
appunto si dipinge, si disegna una storia che varia, che varia a seconda, ecco, ritorno quindi su questo tema del libro che si fa. Il libro manoscritto, come dire, prevede che ci siano degli autori che, come dire, scrivono una porzione della storia ed altri che la continuano manipolandola, riscrivendola, continuandola. Ed ecco allora che questo Lancillotto trionfante, trionfante come grande cavaliere, trionfante come grande amante, nel farsi della storia si trasforma, attraversa delle crisi profonde. E questa crisi profonda si gioca nel momento in cui la storia di Lancillotto si innesta, anche dal punto di vista della tradizione manoscritta, del farsi del ciclo, con un'altra grande storia che peraltro aveva già una sua tradizione, che è appunto la storia della ricerca del Graal, no? Quindi questo grande mito, la ricerca di questa coppa, dove appunto si diceva che Giuseppe di Arimatea avrebbe raccolto il sangue di Cristo. Allora, questa avventura è però riservata solo ai cavalieri puri, solo ai cavalieri che non conoscono il peccato della lussuria, e dunque è un'avventura negata al più grande dei cavalieri. Ma, e qui vediamo anche, no, come la storia si costruisce, è invece possibile per suo figlio, quindi ciò che non può il padre potrà il figlio. Un figlio, anche qui è molto interessante come ci viene raccontata la vicenda, che nascerà non da Ginevra, non quindi dalla donna amata, ma da un'unione provvidenziale con la figlia del re Pelles, che non è altri che il re pescatore, quindi qui poi appunto in qualche modo legato sin da Chrétien de Troyes alla vicenda del Graal. E con questa Lancillotto berrà una bevanda magica, no? Che lo stordirà, e credendo di unirsi alla sua amata, si unirà invece con questa fanciulla e genererà questo cavaliere purissimo. E questo cavaliere farà appunto, ripeto, che somiglia al padre in tutto, no? Fisicamente, nel valore, nelle armi, ma non appunto, non ha questa macchia, no? E quindi, come dire, supererà il padre. Il padre fallisce, ma il figlio, come dire, vince. E quindi, ecco, la storia potrebbe anche finire qui, potrebbe finire in questo passaggio di generazioni, ma non finisce qui, perché ancora, no, nel recupero di antiche storie che vengono appunto riprese, riscritte, noi vediamo morire Galad, sì, Galad, questo figlio, nel momento in cui riesce a conquistare l'avventura del Graal. Morire santamente, morire assunto in cielo con angeli che lo conducono, quindi proprio come un santo, no? Qui c'è proprio l'immagine che le agiografie già ci avevano consegnato della morte dei santi. Appunto, qui si potrebbe concludere, forse anche con un lieto fine in qualche modo, e invece no. E invece Lancillotto, che con il figlio, insieme al figlio, aveva cercato, come dire, anche di percorrere la via del pentimento, di separarsi da Ginevra, ritorna forse proprio perché il figlio non c'è più. Il figlio che ci viene anche dipinto come la parte buona di Lancillotto, no? Cioè la parte è Lancillotto, ma è qualcosa che Lancillotto appunto non ha. E allora con questa morte e in una corte che in qualche modo sembra offuscata anche da un'atmosfera di lutto, di buio, anche Lancillotto sembra essere ripreso da questa forza proprio perturbante, no? Di Eros, che in qualche modo lo segna da sempre, e ritorna a legarsi con tutta la passione, che è una passione di testa, di cuore, ma anche dei sensi, alla sua regina. E in questo ritorno di questo adulterio che ha, e non potrebbe essere diversamente, lei è la regina e lui è il primo dei cavalieri, ha una ricaduta devastante, no, sulla corte.
Ci avviamo verso quest'ultima parte, come dire, di questo ciclo che noi conosciamo, e già era una storia nota, con il nome di Mort Artù, della morte di Artù, no? E che ci racconta a questo punto una storia veramente buia, in cui la corte deflagra, in cui la scoperta di questo adulterio crea nella corte una sorta di guerra civile, di guerra fra persone che di faida familiare, ecco, possiamo dire meglio, che appunto vede Artù muoversi un po' come in maniera molto oscillante, no? In qualche modo lui non vuole credere che questo cavaliere che lui ama, in cui lui crede, che lo ha sempre difeso, lo sta tradendo, no? Ma nel momento in cui, come dire, la colpa appare palese, non può che cacciarlo. E in questo, come dire, nel momento in cui Lancillotto è fuori dalla corte, ecco la corte crollare. E allora la storia ci racconta la fine di questo regno, no? Di un regno, e anche forse la fine di un mondo sognato, di un mondo che è stato, come dire, ha rappresentato la grande narrazione per eccellenza di questo Medioevo francese. È un mondo che crolla perché? Perché a questo punto la corte, il regno di Artù, senza il suo grande cavaliere, è esposto all'attacco dei suoi nemici. E dunque abbiamo appunto questa grande battaglia finale in cui appunto in questa scena, che poi una scena che Dante fisserà, no? Poi per sempre, insomma anche da par suo, Artù e Mordred, suo figlio incestuoso, a proposito, come dire, di forze perturbanti della passione amorosa, si uccidono, no, a vicenda. E allora anche qui la storia potrebbe finire in tragedia, ma la storia non finisce in tragedia. E allora in questo continuo, come dire, questo continuo farsi della storia, no, che poi, ripeto, è una storia che si fa attraverso l'intervento di questi copisti autori, che continuamente rintervengono sulla storia per completarla e anche per mutarla di segno, noi appunto vediamo alla fine un Lancillotto che di fronte a questa disfatta terribile cambia, cioè decide di mutare rotta e si allontana dalla sua, da quello che era stato poi, insomma, la sua grande casa, la sua grande patria. E si ritira in un eremo per dedicarsi, dedicare appunto gli ultimi anni della sua vita, come dire, alla preghiera, una via di santità, di digiuno, e per concludere santamente in effetti la sua esistenza, no? E allora, vedete, Lancillotto è Lancillotto, ma è anche tanti Lancillotti, e in questo modo. Io credo che il romanzo, e mi piace sottolineare una cosa che io ricordo sempre, in effetti, ai miei studenti. Questo è il romanzo nasce adesso, nasce nel Medioevo, noi lo pensiamo sempre in genere della modernità, e invece non è così, no? Nasce proprio come articolarsi di voci, complessità di personaggi che si muovono appunto sulla scena del libro. Allora questa complessità, questa plurivoci, insomma, questo insieme di voci, di scene, di personaggi, in qualche modo così si conclude. Si conclude ed è anche, e qui veramente anch'io concludo, solo per dire che questo Lancillotto, che è capace poi di mutare rotta, è anche il Lancillotto che Dante stesso conoscerà. Dante nel convivio loda quel Lancillotto che pure poi pone come qualche modo figura che perde Paolo e Francesca, no? Nel quinto canto dell'Inferno, eppure lo ricorda nel convivio come il personaggio capace a metà della vita, a un certo punto della sua vita, di volgere appunto le vele verso altri porti. E quindi anche in questo, anche in quest'uso complesso, sfaccettato di uno dei più grandi
più fini lettori del ciclo dell'Anselo Graal, cioè il nostro grande Dante Alighieri, ecco, noi vediamo la fortuna e la capacità archetipica anche, no? di questo Lancillotto. Ed ecco, qui mi fermo. È un po' questo che io, come dire, ho voluto raccontare in questo libro, cercando anche un po' di coniugare racconto, testi che poi ho naturalmente tradotto perché non proprio per aprirmi, no? ai lettori più vari, ma anche con uno sguardo un pochino attento anche alle metamorfosi della tradizione manoscritta, perché senza di quelle noi non capiamo neanche le metamorfosi di questo bellissimo personaggio. Ecco, io mi fermerei qui, vi ringrazio e buona lettura per chi vorrà appunto poi leggere il libro. E quindi mi sembra giusto e doveroso ripetere il titolo per chi volesse acquistare questo interessante saggio, perché coglie tutta la forza di questo ciclo letterario andando a scavare tra i personaggi, ma soprattutto all'ombra di Lancillotto, come dice il titolo del libro, Storie e imprese del primo cavaliere della Tavola Rotonda, appena pubblicato da Carocci e ovviamente scritto da Arianna Ponzi, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostra ospite, che io ringrazio ancora tantissimo per aver accettato il nostro invito. Grazie davvero Grazie, tanto. grazie, grazie a voi, grazie a lei davvero per questo invito. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.